Konnichiwa! Benvenuti a voi qui nel mio canale, sono come sempre Giappo Gamer e benvenuti in un nuovo video unboxing, quest'oggi che riguarda, eccolo qui in tutto il suo splendore, Devil May Cry 5, nuovo capitolo della serie storica pubblicato da Capcom, eccolo qui. Ebbene, allora, vediamo un po' di cosa si tratta. Sul fronte copertina abbiamo i tre protagonisti, Dante, Nero e Virgil. Ovviamente qui il logo della Capcom, il PEGI 18, perché comunque questo Devil May Cry, questo nuovo capitolo, questa nuova avventura, ha temi, diciamo, un po' fortini. E allora, vediamo un po'. Questa versione standard, purtroppo, ahimè, non ho fatto in tempo a prendere la versione deluxe che ci tenevo tanto, però vabbè, comunque insomma è andata come andata. Allora, fatemi scartare un po', prendiamo questo cellofan, lo mettiamo qui. E allora, ok, poi abbiamo il fronte, l'abbiamo visto, il dorso, eccolo qui, nero col logo Devil May Cry. E poi ci abbiamo, ecco qua, la parte retro della copertina, ecco quello qui. Allora c'è scritto veramente, ecco appunto, metto un po' più centrale, l'inferno è tornato, sono passati da quando le legioni infernali hanno mosso piede in questo mondo, ma ora è iniziata una nuova invasione di demoni e l'ultima speranza dell'umanità è nelle mani di tre cacciatori solitari di demoni con stili di gioco radicalmente diversi. Devil May Cry 5, il nuovo episodio della leggendaria serie, fonda la caratteristica azione dinamica con gli originali personaggi dell'altro mondo e con la nuovissima tecnologia di gioco di Capcom per creare un capolavoro di azione e avventura graficamente rivoluzionario. Allora, cioè abbiamo la lingua, il testo è in italiano, il parlato è in inglese, lo vedete qui, quindi testo in italiano. Quindi localizzato, quindi in italiano, il parlato è in inglese, non so se anche in giapponese, ma guardate qua che figaggine, guardate insomma che spadone, mamma mia, incredibile. E allora poi abbiamo ovviamente One Player, Network Players, quindi presumo anche in multiplayer, 2-3 persone, ben 35 GB minimi, DualShock 4, 1080p, Remote Play pure per chi ha la PlayStation Vita e ovviamente per chi ha la PlayStation 4 Pro, ovviamente la grafica viene migliorata ulteriormente. Andiamo a vedere dentro che cosa c'è. Ok, bene bene, ecco qua, abbiamo il Blu-ray qui sulla destra in tutto il suo splendore, vediamo un po' di rigirarlo. Eccolo qua, logo Capcom, il PEGI 18, il logo Devil May Cry 5, mamma mia, spettacolare. Qua sulla sinistra abbiamo la garanzia Capcom e... ma non è presente niente, fagli vedere, no, questa è una normale garanzia e niente di che, insomma. La copertina non è nemmeno reversibile perché dietro ci sono le precauzioni e va bene, insomma. Non c'è nulla di nuovo, questa ripeto è la versione standard, però ecco appunto, ci tenevo a farvi comunque un video unboxing veloce veloce di questo Devil May Cry 5 che ovviamente porterò in serie sul canale, quindi aspettatevi gigabyte e gigabyte di video. Comunque da quel che so ha una longevità di circa 15 ore, per cui insomma non è lungo come un gioco di ruolo giapponese, insomma 15 ore è fattibile, anche se comunque a livello di ore è il più lungo di tutta quanta la serie e quindi questo non ci fa altro che piacere, ovviamente a parte Capcom che insomma negli ultimi 2 anni, partendo da gennaio l'anno scorso, sinceramente mi sta togliendo tantissime belle soddisfazioni partendo da 2 gennaio fa, gennaio 2018, con Monster Hunter World, insomma poi è stato un via via veramente di videogiochi incredibili ed è questo insomma Devil May Cry, questa loro ultima fatica sarà veramente un qualcosa veramente di spettacolare. Quindi bene così, io
La finisco qui per quanto riguarda questo video unboxing, che spero vi sia piaciuto. E allora, dal vostro Giappogamer è tutto. Mi raccomando, vi aspetto numerosi sui miei vari socials, pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Vi esorto a iscrivervi al mio canale se non siete iscritti, attivate la campanella per rimanere aggiornati con i miei vari video e episodi sul gaming giapponese. E allora, dal vostro Giappogamer è tutto. Matane e ai prossimi episodi.